Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. The Martian, al cinema Matt Damon in versione Iron Man spaziale. Girato da Ridley Scott, già autore di capolavori come Thelma e Louise e Il Gladiatore, The Martian racconta la storia di Mark Watney, un astronauta della NASA che partecipa a una missione esplorativa su Marte e che in seguito a una tempesta viene creduto morto dai membri del suo equipaggio, i quali si allontanano in tutta fretta dal pianeta rosso, lasciandolo inaspettatamente vivo e solo, completamente solo. A quel punto Watney, interpretato da Matt Damon, deve fare leva su quello che ha di più prezioso, le sue conoscenze. È così che si ingegna per sopravvivere sfruttando tutte le risorse, anche le più impensabili, che ha sull'arido pianeta rosso. Riesce quindi in un'impresa straordinaria solo grazie alla sua intelligenza. Il film è stato presentato in anteprima nazionale nella sede dell'Agenzia Spaziale Italiana ed è in sala dal 1 ottobre. Astro Samantha in Italia, parte il post-flight tour. Samantha Cristoforetti e colleghi di volo della Expedition 4243, l'americano Terry Virts della NASA e il russo Anton Shkaplerov della Roscosmos gireranno l'Italia da nord a sud per raccontare la loro missione. Il post-flight tour parte domenica 4 ottobre da Trento. Le tappe successive vedono l'equipaggio a Milano dal 6 all'8 ottobre, poi Bologna nel pomeriggio dell'8, Roma il 9 e 10 e Napoli l'11. Il tour in Italia sarà effettuato a bordo dei Frecciarossa di Trenitalia, grazie alla collaborazione con il gruppo FS Italiane, vettore del post-flight tour degli astronauti. L'arrivo in Italia degli astronauti sarà invece curato da Alitalia, vettore internazionale del post-flight tour. L'hashtag ufficiale per seguire tutti gli spostamenti è Futura in Tour. 67P è nata dall'unione di due comete. Era stata una delle prime ipotesi a circolare di fronte alle immagini di quella cometa a forma di papera. Ora arriva la conferma. 67P, Churyumov-Gerasimenko, si è formata dall'unione di due comete. Il corpo celeste, inseguito per 10 anni dalla sonda europea Rosetta e infine raggiunto fino all'atterraggio sulla sua superficie dal lander Philae, ha svelato l'origine di quel nucleo così originale. Miliardi di anni fa furono due le comete a scontrarsi e così a unirsi. A sostenerlo è uno studio pubblicato su Nature del ricercatore dell'Università di Padova e associato INAF Matteo Massironi. La scienza spiegata ai più piccoli. Centinaia di appassionati di spazio si sono ritrovati all'Agenzia Spaziale Italiana in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, lo scorso 25 settembre. Installazioni, mostre, simulazioni e racconti hanno permesso a tutti di fare un salto nello spazio. Dagli occhi puntati sulla Terra di Cosmo SkyMed alla cacciatrice di comete Rosetta, passando per un sogno chiamato Marte e per il lancio di due razzi partiti verso il cielo dal giardino dell'agenzia. In tanti hanno scoperto un pezzetto di vita extraterrestre. Laboratori tra arte, scienza e divertimento sono stati organizzati per i più piccoli che non hanno risparmiato domande e curiosità. Perché i più piccoli sono molto molto curiosi. La curiosità li spinge a sentire molto, alla televisione, alla radio, a leggere fumetti, tutta una serie di cose che in effetti li preparano e quindi fanno domande spesso molto intelligenti. È chiaro che le risposte devono essere, come dire, tagliate apposta per loro. Però non è, in effetti è difficile solo perché a volte fanno delle domande senza preconcetti e quindi libere. E una domanda libera può essere complicata da rispondere, ma no, non è difficile, perché danno molto stimolo. L'appuntamento con la scienza finisce qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. È stata la settimana del pianeta rosso. Il 28 settembre è arrivata dalla NASA la conferma più attesa degli ultimi anni. Su Marte c'è acqua salata allo stato liquido. Non solo ghiacciata quindi come quella individuata in precedenza nelle calotte polari marziane, ma dei rivoli d'acqua che scendono lungo i pendii del pianeta. La scoperta è stata possibile grazie agli strumenti a bordo della sonda MRO, i quali hanno catturato l'immagine di lunghe strisce scure. La firma dell'acqua è proprio qui. Prima che comparissero su quello stesso terreno non c'era traccia né di umidità né di sale. Gli scienziati non sanno ancora dire esattamente da dove arrivi l'acqua, ma l'ipotesi è che abbia origine da ghiaccio sotterraneo sciolto. La scoperta apre nuove possibilità per il futuro delle esplorazioni marziane, che si spera possano essere anche umane entro il 2030.
Sembra fantascienza, ma in realtà ne abbiamo parlato con il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, in occasione dell'anteprima nazionale del film The Martian. E proprio i risultati della NASA di queste ultimissime ore ci confermano che su Marte c'è acqua che si scioglie, quindi è ghiaccio, molta parte del sottosuolo è ghiacciato, contiene molto liquido che può diventare solido o sciogliersi a seconda delle condizioni, quindi sarà molto interessante scavare in profondità e chissà, magari trovare delle sorprese collegate a effetti di carattere biologico, alla vita. Quindi questo film casca a puntino, conferma con quello che sembra fantascienza, ma in realtà introduce degli aspetti tecnici, tecnologici estremamente seri e ci fa riflettere tra l'altro su cosa vuol dire fare una cosa alla frontiera, cos'è il rischio che uno deve prendersi. Le cose di frontiera non sono mai facili e questo film ci fa riflettere su che cosa è veramente lo spazio. Ai tempi di Colombo andare in America era il grande rischio, molti ci hanno rimesso le penne. Oggi il grande rischio è andare su Marte, ma l'uomo secondo me ha tutte le capacità di farlo. Naturalmente non sarà una passeggiata, sarà una grande sfida. La grande sfida sarà affrontata anche grazie alla missione europea ExoMars. La missione verso Marte è modulata in due tappe, la prima nel 2016, la seconda nel 2018. L'anno prossimo l'obiettivo da raggiungere è quello di mappare Marte e di far scendere sulla sua superficie il lander Schiaparelli. Ci spiega tutto l'astrofisico e chief scientist dell'ASI Enrico Flamini. Nel 2016 invece andiamo a fare qualche cosa che già in parte si fa, però cerchiamo di farlo meglio, ovvero fare la mappatura di Marte complessiva e riuscire a fare un modello 3D molto ad altissima ed elevata qualità e precisione e misurare le polveri di Marte in termini di quantità e di velocità, cosa che sarà fatta sull'esperimento italiano, che è anche l'unico esperimento a bordo del lander Schiaparelli che atterrerà nel 2016. Nel 2018 invece la missione si concentrerà sulla ricerca di elementi legati alla vita. Sarà l'Italia a portare su Marte un trapano in grado di perforare il terreno in profondità. Infatti ci concentreremo su alcuni aspetti, stiamo concentrando e abbiamo deciso di farlo, su alcuni aspetti specifici, per esempio ricerca di elementi legati alla vita con alcuni esperimenti che staranno a bordo di quella 2018 e il bucare la superficie di Marte fino a 2 metri di profondità. Non l'ha neanche mai tentato nessuno con il nostro drill, con il trapano inventato in Italia, e prendere campioni da sotto la superficie, ovvero da quei luoghi, quella zona di Marte dove ci aspettiamo che se ci dovessero essere forme di vita dovrebbero stare là. In altri termini, la profondità scherma dalla radiazione, scherma dalle condizioni ambientali estreme, quindi se ci stanno forme anche elementari di vita è più probabile che stiano molto sotto la superficie e lì andremo a cercare. Ma non finisce qui, perché scienza e tecnologia sono già al lavoro per la colonizzazione umana di Marte. Si parla di una piccola stazione spaziale internazionale dedicata al pianeta rosso. Questo è uno degli studi che stanno cominciando ora. Consiste nel partire da quello che già sappiamo fare bene, ovvero per esempio i moduli della stazione spaziale, la cupola, il nodo, le telecomunicazioni, i pannelli solari, metterli insieme in una struttura più semplice, più compatta, a cui si possa attaccare un motore da un lato e la capsula Orion dall'altra e portarla in orbita lunare prima e di evolverla successivamente per portarla in orbita marziana dopo, così da creare degli habitat per l'uomo intorno a Marte, da cui poi potersi staccare, scendere su Marte e risalire. È il passo intermedio prima di un'eventuale stazione spaziale messa sulla superficie di Marte. E intanto qualche candidato per mettere piede su Marte c'è già. Beh, naturalmente mi piacerebbe molto se un giorno qualcuno mi chiedesse di fare parte di un equipaggio di una missione marziana. Sono anche realista, non succederà domani, né tra un mese né tra un anno. C'è molta tecnologia ancora da sviluppare per poter passare dalla fantascienza alla realtà. La NASA in questo momento parla degli anni 30. Che sicuramente è possibile, però ecco, con uno sforzo importante da parte delle nazioni che si occupano di spazio, tra cui naturalmente l'Italia, per sviluppare queste tecnologie che ci servono.